Cioè, noi facciamo decadere le cose e poi invece di prenderle in mano e saperne gestire la riconversione, e devastiamo così la vita, i consumi, la vita innanzitutto, le famiglie della gente. Grazie Claudio, sentiamo Giovanni da Torino. Giovanni. Buongiorno dottor Rilandino, sono un tassista di Torino che ha avuto anche il piacere di conoscerla. Grazie, andiamo al punto. Volevo dirle, non è che l'italiano non esprime solidarietà al minatore sardo, il problema è che in Italia stiamo vivendo tutti la stessa situazione. Io le parlo del Piemonte, hai idea di quante aziende stanno chiudendo in Piemonte? Sì, purtroppo. La Fiat ha fatto promesse importanti e continua il suo silenzio assordante. Doveva partire nel 2012, nel 2013, poi nel 2014. Io faccio il tassista e faccio 3 corse al giorno. Non mi vergogno di dirle che l'INPS del mese di agosto ho dovuto chiedere i soldi a mio padre, che è un pensionato di 70 anni. Lei sa quanta vergogna provo nel dire questo? Posso immaginare. Siamo disperati, questa gente non si rende conto, non si rende conto che la nostra rabbia, se si riversa sulle strade, succederanno cose importanti. Non si rendono conto. E io mi auguro, Giovanni, che se ne rendano conto, ma anch'io, devo dire, in questo 2012 ho avuto spesso l'impressione, per questo ci siamo inventati Disperati, ma è così via, che non se ne rendano conto. Anche adesso, quando la mattina leggo alcuni dibattiti tra la legge elettorale, Berlusconi vuole, non vuole andare a votare a novembre, io solo, dice lui, o anche alcuni pezzi del dibattito del PD... intorno agli inviti, sì, la Fornero no, rispetto a una condizione di un paese che sta messo come segue il più alto abbattimento di redditi disponibili in percentuale e contratta nel tempo, in unità di tempo così stretta dal secondo dopoguerra, perché di questo si tratta come ordine di grandezza. Ecco, io credo che le parole di Giovanni da Torino, che sono sicuro esprimono la stessa terribile preoccupazione di chi sta sotto 300 metri a Noraxi Figu, sono le parole su cui la politica dovrebbe riflettere di più.